voi vi conoscete? Ehi, ragazzi. No. Dybala. Oh, come va? Non sapevo che avessero chiamato anche te. Già, ah, mi piace ciao. Vedere i giochetti che certamente... Ciao, bimbo minchia tuffatore. EA Sports. It's in the gay. Ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale e per finire questo viaggio, oltre al nuovo setup dello studio, ho deciso di indossare la maglietta di Hunter. Non l'ho comprata per l'occasione, ce l'avevo nell'armadio da tipo 3 anni. Detto questo, signori, io direi direttamente di skippare tutta la merda che c'è e di andare al viaggio, che è la cosa più importante ovviamente. FIFA 19. Allora, per chi non si ricordasse, nell'episodio precedente abbiamo praticamente giocato la Champions League, perché se vogliamo fare un riassunto è quello, più abbiamo raggiunto l'ultima partita decisiva per poter passare il turno nella squadra di Kim Hunter. Intanto metto il filtro anti pop, perché quando faccio pop clippa tutto. 5 years later. No, funziona. Ma in realtà quello funziona sempre, sono io che tipo l'ho usato poche volte, quindi mea culpa. Allora, appunto, come vedete sulla schermata compare Kim Hunter per un motivo, no? E quindi direi di andarla a utilizzare. Comunque, i nuovi LED dello studio sono veramente tanta roba. Vi avevo lasciato, ragazzi, con il colpo in canna da sparare proprio nei primi minuti del prossimo episodio, ovvero questo. Ed è la partita USA-Svezia, ragazzi. La partita super, mega, iper decisiva. Dopo che abbiamo demolito l'Inghilterra, first time, e perso miserabilmente con l'Olanda, questo World Stadium ci deve portare culo, perché noi dobbiamo accedere alla fase finale. È tassativo, signori. Oh, bellino sto World Stadium di giorno. Tranqui funky. Vamos, signori. Dai Kim, dai Morgan, dai tutti quanti. Morgan, buona per Hunter. Dentro Morgan! Morgan! Apre le marcature per gli Stati Uniti. Ripeto, questa è una partita molto importante, proprio dal sapore importantissimo, signori. Ed è, mi pare anche giusto aprirla così. Erickson, Nair. Ah, abbiamo cambiato il portiere. Zerbonio, come cazzo si chiama per Hunter? Hunter, sinistro. Lindal. Oh, come cazzo si chiama? Rapino e Morgan! Il raddoppio dal calcio d'angolo. Morgan. Vabbè, Morgan è un 90, tipo il Lewandowski delle femmine. E fa il carnevale, giustamente. La nostra povera Kim Hunter 77 la vedo un po' in ombra. Però io chiedo alla giustizia divina di farle segnare almeno un gol, poveraccia, dai. No, Sieger, Folkerson, come cazzo si chiama? 2-1, gol che non ci voleva per niente, signori. Non ci voleva per niente. Io, ragazzi, non vorrei offenderla a Kim Hunter, per carità, ma la vedo un po' il Gareth Walker della situazione. Ante per Morgan. Morgan! Ce la faranno sudare, eh? Non riesco non solo a farla segnare, ma non riesco neanche a farla arrivare palla. No, ragazzi, no, brava Nair. Bella. No! Io cerco di far salire Hunter, ma gli altri non sono mica scemi. Hunter. Morgan! Niente, ragazzi, nulla. Potevi anche farmi fare il passaggio filtrante per arbitro. Va bene, comunque abbiamo vinto e credo che quasi sicuramente siamo passati. Vedo che festeggiano, quindi penso che la bastardissima matematica ci abbia premiato questa volta. In 24 minuti praticamente abbiamo fatto la partita. 78 di overall, non male. Mademoiselle? Harold e Kim. Monsieur. Accene in Francia. Beh, ringrazia tuo fratello per questo. È lui che ha scelto il tavolo. Si sta godendo la vita, sai? Già. E guadagna quanto un porco. Mia figlia ha la fase a eliminazione dei mondiali. Bene, ok? Risparmiami il discorsetto. Mi bastano quelli di De Silva. Non volevo offenderti, Kim. Mi hai solo colto di sorpresa tutto qui. Devi ammettere che è un bel cambiamento. Niente college. E tu mi hai subito demoralizzato. Oh, sto papà qua non ne fa una giusta, Si tratta della tua vita. È la tua carriera. È la tua scelta.
praticamente tutto questo pippone è riferito al college oppure no? Che farà o non farà Kim, ma praticamente? Sono te, papà. Devi lasciarmi andare. No, però devo ammettere che i capelli così sono veramente orribili. Oh, fra, io il terzo obiettivo l'ho completato però, e quindi me la devi dare. Me la devi dare buona. Ci consigliano Lex Hunter per adesso. Siamo quasi alla fine del capitolo 2. E se non metto un carico al PC, tronco qua la live. Allora, siamo rimasti che siamo primi nel girone dopo 4 partite. Il che non è per niente male. Ultrapassato. Fallo. Bello, Tony. Che ti è successo? Un'iguana. Prende il sole. L'allenamento è troppo duro per te. Sto bene, non preoccuparti. Mi dispiace, mister, ma sto bene. Magari non con questo tono qui. Fai abbastanza per meritare un posto in questa squadra. Dici sul serio, Tony? So che hai altri impegni fuori dal campo. Ti stanno patacchiando un pochino tutti, Alex, però, eh. Allora, cosa ci aspetta? Era il Madrid-Marsiglia, tostissima. Poi con questi moduli del cazzo, ormai lo dico sempre, dei moduli di merda. Il 4-3-3 proprio non lo sopporto. Il 4-3-3 lo usavo solo in un'occasione. Quando c'era il Napoli, iperbuggato, con Kai e con Mertens Insigne davanti. Lì sì. Bail per Alex. C'hai anche il sinistro. Ma c'è anche i difensori davanti, però. Isco! Oh mamma mia, tra un po'! Carvajal! Hunter! Pelé! Hanno Pelé in porta. Ok. Pelé ha parato un gol fatto ad Hunter. Questa mi mancava nell'appello delle cose strane che ho visto su FIFA. Isco dentro! Per Asensio! Che sopravvive l'attacco! Asensio! Hunter! Eccolo qui! Il primo gol! Mi salta l'esultanza. Vaffanculo. Stavo cercando un'esultanza casuale, ho premuto L1 e R1 insieme. Sono un coglione. Ah, giallino per Balotelli. Ho fatto il bug di FIFA 21 che esce col portiere. Non solo l'ha presa, mi sono preso anche il fallo e il giallo per Balotelli. Quando le cose non funzionavano già più, ma funzionavano meglio di come funzionano adesso. No, lo stavo saltando. Lo stavo saltando. Non ci voglio credere. No, no, il gol da Balotelli no. Il gol da Balotelli no, Sergio Ramos, signori. Sarà che forse l'andata gli erano suonate così tante che adesso ci stanno un po' attenti. Minchia, Balotelli. No, 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 Campos. Sar Balotelli, gol. Fuori. Balotelli, gol. Lo sapevo. Lo sapevo, ragazzi. La squadra non gira un cazzo. Non gira un cazzo la squadra, ragazzi. Hunter non si propone, non fa un cazzo. Meno male ha segnato lui. Carvajal. No! No! No, era per Vasquez. Perché cazzo l'hai data ad Hunter? No, vabbè. No, vabbè, qua ti ci metti tu, però. Hunter. No, Isco sta fermo. Isco sta fermo. Isco sta fermo. Il bastardo di Isco sta fermo. Cross. Pigliatela nel culo, vai. Toni Kroos. Stregali tutti. Mamma mia. Che sudata a trovare sto gol. Finisce 2-1. Partita bruttissima. Partita che nei primi 30 minuti potevamo averne fatti 5-6. Secondo tempo ci siamo fatti veramente appoggiare le palle in testa da una squadra mediocre come Marsiglia. Intanto il turno è già passato, potrei anche simularla, ma non c'è questa funzione. No, ragazzi, Adidas glitch qui sono fighissimi. No, li devo mettere per forza. Ogni membro della squadra deve essere in grado di riconquistare palla in qualsiasi zona del campo. Iniziamo. Vabbè, vai da un raccattapalle, lo picchi e sei a posto, no? Buono. Sporting Club Portugal Real Madrid è l'ultima della fase a gironi. E guardate qua, Alex con questa maglietta. Gemelli, gemelli, gemelli. C'è un po' di tensione, ovvio, cheat. Ah, ma più 6 sulla seconda. Che cazzo di tensione. Beccate sta maglietta, signori. Ovviamente io ce l'ho di lui, no? No, se non fosse chiaro, no? Se non fosse chiaro, se non fosse chiaro. Ok, la pausa pubblicitaria è finita. Torniamo alla partita. Modric. Isco. Vabbè, i portieri ce l'hanno con noi, ho capito.
Oh 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 oh, Navas, non fare scherzetti. Modric per Asensio. Isco. Alex! E non poteva mancare, tra l'altro, su assist di Isco. Vai, vai dai tuoi fans. Qua, Asensio, ragazzi, la palletta se l'ha inventata, eh. E bravissimo anche Alex a switchare l'angolo. Signori, al baretto, Salin. Ho fatto vendere più caffè adesso che la Kimbo in tutta la sua storia. Anterschillatore per Cross. Cross può ripetersi. Salin gli dice di no. Anter, Bale. Asensio, Salin ancora. È un assedio, signori. Vai Ramos! Sergio Ramos! Con questa maglia! Sergio Ramos! Isco! Anter Salin! Ci sta proprio prendendo gusto. Isco! Palo! Fuori gioco. Ho visto l'arbitro col fischietto in bocca. Ho visto l'arbitro con la mano a mo' di bocchino. E ho detto, no, questo è fuori gioco. Infatti, non mi sono sbagliato. E vuole l'assist. Ma vaffanculo. Te ne va mai bene una. Lucas Vázquez. Isco. No, vabbè, sto Salin, ragazzi, è OP. E Isco è OM o merda. Modric. È andata a quello fuori gioco. No, è buono. È buono Alex! Fammela la melting pot Alex! 3-0! Ha annientato lo Sporting, vabbè, è l'avversario, chiamiamolo la squadra materasso di questo girone. Lucas Vázquez! Ante! No! No vabbè ragazzi, è uno scherzo! Raga! Ma qua l'ha spostata il vento! Ci stiamo giocando col Super Santos, se no non si spiega. Finisce 3-0. E per me è finita 4-0. Brutti stronzi, per me è finita 4-0. Perché quella è la gol tutta la vita. Ma non sa neanche lui come ha fatto a sbagliarla, raga. Il calcio è strano anche per questo. Chiudiamo il girone con 18 punti e primi in classifica. 84 di over, ragazzi. Ma qua si vola. Ma con i missili al culo. Secondo capitolo passato per Alex. Tutti i obiettivi completati, siamo dei grandi. Ovviamente qua ci consigliano di andare da Danny Williams. Anche qua la situazione è assai tranquilla. Abbiamo due partite. Vai, la difesa con Danny Williams la voglio proprio vedere. Si parte bene. Inizialmente uno ride, ma ripensandoci c'è dell'amaro. Sì, vabbè, ma che cazzo di gol ha fatto? Comunque è passato. Comunque, 67 di aggressività. Ce ne facciamo tantissimo, grazie gioco. Ehi, sembri un po' provato, bello. Terry Williams. Che cazzo ci fa? Perché c'ha la medaglia? Ti brucia ancora? La sconfitta sarà stata terribile. Che ti ho aperto il culo? Comunque, ma ci vuole talento per vincere queste. Ma quando l'ha vinta che giocava nella Juventus, scusa? Perché sei qua? Sono qui per la partita di domani. Per scoparti la moglie. Qua ci vuole proprio l'arroganza. Continua pure a parlare. Certo, ti piacerebbe. Parla ancora così e te ne pentirai. Andiamo, ti prendo in giro, come ai vecchi tempi. Ma vaffanculo. Tosto, fratello, è tipo un Garrett Walker parte 2. Ancora questi allenamenti con Butler, che non sa mettere le palle. Ma, Williams, tutto ok? Signori, calcio champagne. Allora, noi siamo già ufficialmente passati, anche perché l'Ajax ha 3 punti, quindi sti cazzi. L'unica cosa è che mi piacerebbe passare per primi, e un punto sarebbe sufficiente per ottenere questo risultato. Quindi dai Leicester. E dobbiamo segnare gol. È tassativo per l'obiettivo, per la fama e per la figa. Williams dentro, Bernard! E apriamo con i fiocchi, signori! Col mulinello di Bernard! 1-0 Leicester, mi piace di già. Vi immaginate tipo il Leicester contro Terry Williams? Bella! Danny! Sì! Aspetta!
Non vi sento! Non vi sento! Non vi sento! Non so se l'avete notato, aspetta che adesso ve lo faccio vedere. Sì, sì. Esulta, esulta, esulta. Eccolo. Tutti muti! Tutti muti! Terry muto devi stare! Di Maria! Riccardo! Tielemans! Tielemans! Buffon la lascia scorrere con la sua esperienza. Mbappé! Mbappé! Michael! Come dicono a Livorno, Michael! Oi! Grandissimi! No, Di Maria, Schmeichel! Meno male sono uscito! Gray! Buffon! Intervallo? Neymar? Ando bene. Mi sono... Non ha fatto un cazzo, Neymar. Amico, Dante. È un bravo ragazzo. Digli che lo saluto se lo rivedi. Certo, amico. Buona fortuna. Williams contro Williams. Gray, Williams, Thiago Silva. Vabbè, lui è insindacabile, signorini. Thiago Silva è intoccabile. No. Mbappé, Schmeichel, mostruoso. Neymar, Schmeichel. Finisce qui, finisce 2-0. Gol di Bernard e di Williams. Risolto tutto nel primo tempo, esattamente come la maggior parte dei match giocati finora. E siamo ufficialmente passati e anche per primi. Questo è importante. Bene, andiamo avanti. Ok, dovrebbe rimanerci una sola partita con annesso allenamento. Oh! Non te l'aspettavi, brutto bastardo. Dovrebbe esserci adesso. Esatto. Shakhtar Leicester. E ci siamo, per finire il 2. Adoro la Donbass Arena, è uno stadio fantastico. Veramente, peccato che l'abbiano chiuso. Comunque andiamo. Ho preso un euro gol da Dentinho. Ho preso il gol della carriera da Dentinho. Bella. Williams, Williams, resisti, resisti che c'è il fisico. Piatov. È un incubo, Piatov. È un incubo. Che tutte le volte che lo vedo mi chiedo che cazzo ci faccia Leicester. 1-1 pareggia. Tielemans, no, ma come puoi inciampare su Christoph? Ti sei grattato le palle per 180 minuti con la testa di Thiago Silva e apremi con Christoph? Dai, fuori gioco. No, è gol. Ho sentito un fischio, giuro ragazzi, ho sentito un fischio. No, ce l'hanno un'altra volta invece. Va bene, va bene. 2-1 Leicester. Meritatino, No, no, il 45esimo no. Dentinho. Tielemans. Kjatov. Al Brighton. Da nulla. Da nulla al Brighton. Quello che c'è sempre stato, è da FIFA 17 che al Brighton è la bandiera di questo Leicester. E trovo questo gol che è veramente incredibile, è di una bellezza vergognosa sto gol qui. Guardate lì come la mette, non so neanche se sia il suo piede, ma comunque ha fatto un gol bellissimo. Cioè non ho neanche commentato l'azione perché ho detto vabbè, sto tiro qua va a puttane. Gray, 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 palo! Al Brighton cosa mi hai sbagliato? Oh, scusa, 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 Fra. Scusa, Fra. No, non mi puoi buttare fuori, Gray. Non puoi. No, raga. Certo prendere cartellino rosso per fallo in attacco. Penso che neanche Cassano sia capace di una cosa del genere, veramente. Alan Patrick, Schmeichel. Sono senza l'esterno sinistro, aiuto. Williams. Destro! No, raga! È una maledizione. Finisce 3-1. Risultato giustissimo. Anzi, anche troppo gentile, a dir la verità. Maguire, Williams e Brighton ribaltano l'iniziale vantaggio del fenomeno Dentinho. Andiamo avanti e rimangono, ragazzi, due partite alla fine di questo episodio.
Abbiamo completato il capitolo 2 anche con Danny Williams, siamo con tutti quanti al capitolo 3 e si becca anche il 79 di overall, perché una penna in mano non lo so. Allora ragazzi, ci consigliano di andare da Kim, ma io prima voglio fare qualcosa che non ho mai fatto. Voglio andare su Foot e voglio aprire i pacchetti che mi sono rimasti. Questo è un piccolo incipit che non rivedrete più. Premio il viaggio. Wow! Per la squadra che c'ho sti qua me li metto un pochino al culo. Comunque top Benzema, che ti devo dire. Sì, vabbè. Grazie. Cioè, guardate la mia rosa. Con tutto rispetto, intesa di merda. Olana, c'era Juan Jesus 91, Witzel 93. Dove cazzo l'ho preso Witzel 93? Minchia, il signore era 89. Era una bomba con 91 di velocità. Adesso è un 85, poveraccio. Lazzari, De Paul. Non ho pacchetti? Dai, apro un oro giusto per goliardia. Minchia, come erano brutti i pacchetti. Porca Iglesias. Comunque panchina con Calabria 88. Sì, questo era un Mertens OP. Mi ha fatto il carnevale quell'anno. Vabbè, continuiamo signori. Continuiamo con Kim Hunter. Siamo alla fase finale di questi mondiali. Abbiamo una nuova acconciatura Blue Hunter. Nike Vapor, bellissime. Tre punti abilità che mi erano totalmente sfuggiti. E allora a questo punto, intanto più accelerazione, più precisione testa. 78 di overall, buono. No vabbè, dai, con quei capelli sembra un puffo. Ma perché ci ha messo Morgan con Hunter a fare la difesa, che sono due attaccanti? La salvata. No! No! No, raga! Che ladrata è questa? L'avevo completato questa merda. Più forza, più aggressività, più contrasto e più scivolata e anche più marcatura. Il mister ha apprezzato molto quello che state facendo. Avete dato un valore... Ovvero schifo, perché sta giocando solo Morgan. Sarete voi due a guidare l'attacco agli ottavi di finale. Grazie. Ok. Va bene. Che novità. Abbiamo già completato 2 di 3 obiettivi del capitolo 3 senza mai giocare. Fantastico. Comunque il terzo capitolo si chiama Destini Incrociati. Mi devo veramente aspettare qualcosa di positivo. E magari che non sia un tampone. Oran. Rapinoe. Oran dentro Morgan. 1-0 Morgan. Esulta. In vantaggio agli ottavi contro la Francia. Grande Morgan, grande assist. Anche se qua, come sempre, non c'entra un cazzo Hunter, ma va bene. Bella Hunter. No, vabbè. La sfiga proprio. Morgan. Hunter. Sì, vabbè. Renard. Rigorino. Vedi a fare la grossa? A fare la possente? Spiace, va segnato, mo. È il primo rigore di FIFA 19, giuro. È il primo rigore in partita. Ed è stato battuto in maniera veramente infallibile. 2-0, finalmente Hunter festeggia con esultanza casuale. Sembrava impossibile, ma ce l'abbiamo fatta. Hunter per Morgan. Un po' defilata però. Dentro! No, secondo palo di Hunter, vabbè. Tinei! French para. Calcio d'angolo. No, no, French. Che parata. Si stanno svegliando. Non avessi preso l'altro palo, staremmo 3-0. Oh, oh. No, vabbè, dai, ma siamo seri. Ma dove cazzo era il portiere? Dai, vabbè, va bene. Hunter! E questo gol se l'ha inventato. Finalmente. Ok. Bella Joyd per Rapinoe. Rapinoe che non ho ancora capito come cazzo si pronuncia. E t'ho fottuto sul primo palo, eh. Ballalo il gol del 4-1. Mandiamo a casa il paese ospitante. Poi quando la Francia viene eliminata è sempre un godimento puro. Quindi godimento doppio. Hunter dentro. Mewis.
terzo legno sta partita. È la sfiga. È la sfiga, signori. Hit. E vabbè, qua il 5-1 è la logica conseguenza di quello che mi hai appena fatto. Bene così. Lewis Hunter, Morgan. Morgan. Vabbè. Oddio, oddio. No, cosa cazzo è successo? Il portiere dov'era esattamente? No, io voglio capire il portiere cosa cazzo stava facendo. Encia! No, vabbè. Ma qui ci sono le meccaniche rotte. Vabbè, finisce 5-2. Lamentati. Due gol di Hunter sono quello che servono per rispedire la Francia a casa con un bel 5-2. Sono qui con la 17enne Kim Hunter, che ha appena messo a segno il suo primo gol nella Coppa del Mondo. Meglio tardi che mai. Una convocazione per l'Inghilterra era alle porte, la sua carriera è stata distrutta da un brutto infortunio durante il quinto turno di FA Cup. Fu la sua ultima... Ah, Harold? Comunque, la visita di Alex. Ai mondiali. Gentile, Non devo perdermela. Le fasi a eliminazione. Già. Avrai bisogno di tutto l'aiuto possibile. A quel pallone lì, compare, scompare. Fa un po' il cazzo che vuole, via. Ah, c'è il tuo documentario? Sì. Porta anche lei nel Real Madrid. Puoi guardarlo? Ci sono anch'io. Sei un Hunter? Non sono quella che credi, Kim. Sono un'appassionata di calcio, prima di ogni altra cosa. Ma sono un'appassionata con mezzi e risorse che pochi altri vantano. Cerco di rimanere coi piedi per terra, dai. Cerco di restare con i piedi per terra. Capita spesso. Si gioca una bella partita. I giornalisti alzano un polverone, si perde di vista l'obiettivo. Dopodiché c'è il dimenticatoio. Con le tue capacità, con la tua maturità, potresti lasciare un segno indelebile nel calcio femminile. Cambiare il modo in cui... Guarda come si vende! Continua ad essere te stessa. Se vuoi, posso aiutarti a raggiungere la vetta. Investe anche tu nel trading online. Due punticini abilità, più forza, sicuro. E l'ultima partita, contro ogni previsione, non sarà con Kim, ovvero contro l'Australia, la quale vittoria ci porterebbe in semifinale con una tra Germania e Messico. Per l'eventuale finale Canada, Spagna, Italia e Norvegia. Comunque noi switcheremo ad Alex adesso, dove siamo entrambi a gennaio e andremo a giocare contro il Borussia Dortmund, gli ottavi di Champions League. La Liga non esiste più. Intanto Natale in California. Danny e Alex insieme. Voi vi conoscete? Ehi, ragazzi. No. Dybala. Come va? Non sapevo che avessero chiamato anche te. Già, ah, mi piace. Ciao. I giochetti che certo. Ciao, bimbo minchia tuffatore. L'hai portata Tania Cagnotto 2? Quadrado? E allora vi metteremo qui. Sarete i giudici del torneo. Qui presenteremo il trofeo Tango League, mentre lì faremo le foto e gli autografi. Tango League. Allora, ecco qua gli ottavi di Champions League. Bayern Monaco Porto, Juventus Tottenham, Manchester City Atletico Madrid, Roma Leicester. Giocheremo contro la Roma, fighissimo! Borussia Dortmund, Real Madrid, Siviglia PSG, Benfica Liverpool, Barcellona Besiktas. So ancora cosa ti piace. Il culo mi piace. Sì. Abbiamo prenotato alla torre. Oh no. L'avevo dimenticato. Un'altra volta? Se faremo entrambi il nostro dovere, otterremo grandi risultati. La cena è pronta. Alex. Come la cacata lì. Posso farlo solo se collabori. Non c'è tanta simpatia tra Beatrice e la mamma, forse. Grande. Proprio l'ultimo. Questo esercizio è la più cagata, perché lo puoi risolvere così. Magari con un portiere normale. Oh, Benzema. Più forza. Borussia Dortmund, Real Madrid, signori. È l'ultima partita di questo episodio numero 16 ed è la prima degli ottavi di finale. Ok, qua ci spoilerano che giocheremo la Liga. Dobbiamo segnare almeno 5 gol. Penso che sia qualcosa di assolutamente fattibile. Signal Iduna Park. Vamos. No, no, Paco Alcácer. Courtois. Asensio. Ma perché calcia sempre di esterno sto stronzo? Bella Varane! Sulla linea di porta. Non ci voglio credere. È la sfiga. Isco.
Isco! Alarcón Suárez! Stregali tutti. Stregali tutti. 1-0 Real. Oddio! Pulisic è impazzito! Royce è fuori gioco. Arbitro! Meno male. Comunque, arbitro, non ci siamo, eh. Viaggio, giuro. E quando faccio esultanza casuale col cerchio mi dà anche il mulinello. Ma quanta gioia mi ha dato. Dalla preoccupazione di prendere il pareggio a vedere tutto questo. Isco, che assist, che assist. Mamma mia. Calcio non champagne, Don Perignon. Grande! Si fa così! Si fa così, Carvajal! Omino sul palo, che serve sempre. E tra un po' faccio un altro super gol con Isco. È incredibile. Lucas Vázquez, zoppo. Bale. Cosa ha preso il portiere? Sì, sono stato io coglione a fare il pallonetto, lo so. Bella, rimane lì! No, raga. Oddio, oddio, oddio! Non ho mica fatto apposta, fra. Ho premuto cerchio per intervenire per togliere palla. Cross, Varane, Itz. Finisce 2-0. Non la miglior partita. Non proprio quello che mi stavo aspettando da questa squadra in questo periodo della stagione. Questa partita così importante, c'è un ritorno da giocare, partiamo da avvantaggiati perché qua c'è ancora la regola dei gol in trasferta, però ammetto che potevamo e dovevamo fare di più, questa cosa rimane. Allora, ovviamente ci sarà qualche scenetta e qualche allenamentino da completare prima di chiudere e noi lo faremo, non vi preoccupate. Che culo all'ultimo. Tira mezz'ora dopo. Ok, ultima scenettina, sì, di questo capitolo, anzi episodio. Il signor Hunter. Cosa vuoi? Tu non sei Alex Hunter. Sono qua fuori se ti serve. Cosa vedi? Una vagina pelosa. Trofei. Ecco, non siamo alla Juventus. Storia. Ecco, non siamo Cesso. All'Inter. I giocatori vanno e vengono. Ma se una squadra è come una famiglia, è indistruttibile. E le famiglie si basano sul rispetto. Non hai il livello di professionalità che ci aspettiamo dai giocatori di questo club. Con l'allenatore il calcio non è la tua priorità. Per questo motivo ha deciso di tenerti in panchina nella partita di Champions League di domani. No, non può farlo. Non può fare questo. Io non ho mai deluso nessuno. Fare parte del Real Madrid significa dimostrare di esserne all'altezza. Ma vi immagino gol su gol, che vuoi? Mi sa che non la giocheremo. E comunque, se la giocheremo o no, sarà compito del prossimo episodio, signori. Siamo già al 6 marzo con Alex, molto avanti. Noi usciamo. E io, ragazzi, vi ringrazio per la visione di questo video. Lasciatemi magari anche un like e iscrivetevi al canale, che noi ci vediamo col 17esimo episodio, dove la Champions League ormai è entrata nel vivo. E anche il torneo di Kim, attenzione, che è molto importante. Grazie ragazzi, vi rinnovo gli inviti. Alla prossima, grazie mille.